Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Benvenuto a Bologna. Grazie, sono già emozionato perché un'accoglienza così, cioè me l'aspettavo ma non proprio così super, diciamo. Già dal primo giorno i tifosi mi hanno scritto in tantissimi, mi hanno dato il benvenuto al palazzetto, quindi poi qua proprio nell'azienda contatto penso che sia il top, ecco, della mia carriera. Come sono andati i primi allenamenti? I primi allenamenti sono andati bene, ho trovato un gruppo affiatato che mi ha messo subito a mio agio, carichi, devo dire che ecco, non vedo l'ora di iniziare a giocare. Ecco. Cioè, di queste ultime settimane sicuramente la squadra ha ritrovato anche quella che doveva essere subito anche all'inizio, la propria strada. Tu che cosa puoi dare di più? Sicuramente metto la mia esperienza e i miei talenti al servizio della squadra. Ecco, inizia nei playoff, il momento più bello della stagione ma anche più difficile. Sicuramente servirà l'apporto di tutti perché abbiamo un roster anche lungo, quindi nei playoff si gioca ogni due giorni e è importante, ecco, avere che tutti siano quadrati, ecco. La mia esperienza sicuramente alza un po' il livello della media della gioventù in squadra e io sono pronto a dare quello che serve alla squadra per vincere, per arrivare il più lontano possibile. Che playoff ti aspetti e soprattutto come stai a livello di condizione fisica? A livello di condizione fisica sto bene, avevo avuto un piccolo infortunio all'incirca 3 settimane fa ma piccolo, quindi nessun problema, ecco, sto bene, sono già entrato in allenamento del gruppo, si allenano molto intensamente, questo in preparazione dei playoff è ottimo. C'è anche molta concentrazione perché alla fine le partite le vinci più sul piano mentale, soprattutto quelle dei playoff rispetto a quello fisico. No, per ora le mie impressioni sono molto positive. Benvenuti a tavolo Daniele Cinciarini, nuovo giocatore della Fortitudo Contatto, a sinistra Federico Balandi, che ringraziamo per l'ospitalità, patron di Contatto, al suo fianco il direttore generale del Fortitudo Cristian Pavani, Davide Lama e il corso Matteo Bonicioli. Partirei, te le parto da Cristian ora. Certo. Cristian Pavani, vai Cristian. No, beh, io vi porto via veramente 3 secondi perché è giusto che parlino loro, e quindi da società ringraziamo Daniele che ha fatto questa scelta, poi Davide spiegherà un po' tutte le altre situazioni. Ringraziamo Federico che è sempre molto disponibile in questa sede stupenda, quindi grazie di cuore a Federico che è sempre vicino nelle mie sclerate di notte, e quindi vi ringraziamo, ringrazio Daniele per essere qua, e quindi io passerei a Davide di presentare Daniele e speriamo che Daniele in questo momento, poi anche Matteo, ci diranno loro dove vogliamo arrivare, insomma questo è un passaggio importante per noi, quindi grazie di cuore anche a tutti voi. Buongiorno a tutti. Daniele, abbiamo cominciato, o meglio il coach ha cominciato a pensarci verso marzo, poi sembrava cosa quasi fatta, poi qualche intoppo anche delle possibilità ha fatto andare tutto un attimino in attesa, e quando è stata di nuovo la possibilità la società chiaramente ha fatto un ulteriore, l'ennesimo grande sforzo da parte di Daniele, è stata una grande disponibilità e quindi siamo tutti contenti che sia arrivato perché ci dà sicuramente dal punto di vista tecnico qualità in attacco e esperienza, e dal punto di vista umano una persona che probabilmente serviva a questa squadra, quindi
siamo tutti veramente molto contenti e pensiamo che a questo punto, con questo ulteriore sforzo, la squadra sia completa da tutti i punti di vista. Sì, rapidissimamente, sono contentissimo perché con Daniele ci conosciamo da quando lui era ragazzino in una lontana nazionale cadetti dove c'erano Jacopo Cecchetti, lui, Giorgio Boscaggin, quindi è una conoscenza che è nata tanti anni fa, lui ha fatto una carriera importante, è un giocatore nel pieno della sua maturità fisica e tecnica. Noi abbiamo coltivato anche quest'anno, come l'anno scorso, diciamo, questa magnifica utopia di vincere con i giovani. Abbiamo capito che avevamo bisogno dello stesso supporto che l'anno scorso ci diedero Davide Lamma, Marco Carraretto e Valerio Moroso, che per vari motivi non sono più con noi sul campo. Per fortuna Davide è rimasto nel ruolo di dirigente. Proprio in una discussione con Cristian Pavani, io pensavo a uno straniero di scorta, Cristian mi ha fatto capire che a parità di investimento sarebbe stato più importante orientarsi su un italiano giocante, se mi permettete questo termine. Ho subito indicato Daniele come giocatore che poteva darci la solidità che noi abbiamo avuto durante la stagione in certi momenti. La società ancora una volta ha fatto uno sforzo importante per completare questo roster in vista dei playoff, adesso siamo pronti a competere. Quindi ringrazio Daniele per essere venuto e la società per avermi appoggiato anche in questa scelta, e adesso sta a me e alla squadra a rispondere sul campo alle aspettative del club e dei tifosi. Il tuo biglietto da visita, Daniele? Il mio biglietto da visita, innanzitutto voglio ringraziare anch'io la società, i tifosi, la Fossa dei Leoni, tutti quelli che insomma hanno reso possibile questo, perché per me è inutile dirlo, ma è un onore veramente indossare questa canotta prestigiosa e finalmente avere anche dalla mia parte un pubblico che è uno dei più belli del panorama italiano sicuramente. Ci ho sempre giocato da avversario, quasi sempre ci ho perso, però ecco, averle finalmente dalla mia parte e indossare veramente questa maglia che da tanto, già a entrare dentro al palazzetto vuoto anche, mi sono venuti i brividi, quindi sono contento, ecco, di stare qua. La cosa era partita molto presto, come è stato detto da Davide, dopo per vari intoppi purtroppo non si è concretizzata, però penso che da tutte e due le parti c'era la volontà forte di concludere, e quindi questa era la cosa insomma più bella. Ora sono a disposizione della squadra, porto la mia leadership ed esperienza a questo gruppo che è molto giovane, affiatato, con pochi veterani, però ora con me e Mancinelli che alziamo un po' il tasso della media della gioventù, penso che possa competere bene questa squadra e possa dire la sua. A disposizione per le domande, chiedo ai colleghi, visto che è la prima volta che Daniele è di fronte a voi, se potete anche presentarvi nel momento di fare le domande. Grazie. Qualcuno che rompe il ghiaccio? Grazie. Sono timidi. Vabbè, bene. È una scelta anche per il futuro, ovviamente, cioè, stiamo tutti vincere il campionato. Sì, ma potrebbe anche essere, voler dire, giocare un'altra anno in due. Ma a me piacciono le sfide. No, a me piacciono le sfide, poi ecco, di là c'era la Fortitudo, quindi è un treno che passa una volta sola nella vita. Per me è stato facile scegliere, poi ecco, sicuramente poi il campo dirà, si vedrà sul campo, ecco. Però ecco, volevo solo dire che sono molto felice, molto molto, e sono anche emozionato, come vedete, perché veramente un'accoglienza così, un po' che gratificarti, però
ti dà un mix di sensazioni piacevoli e anche confusione, ecco. Sono 11 anni costruttivi di Serie A. Sono 11 anni di Serie A, però ecco, l'obiettivo, io sono venuto qua con l'intenzione di fare il meglio possibile e di aiutare la squadra, ecco, a fare più strada possibile. Se ci si riesce bene, altrimenti io sono contento di continuare qui la mia carriera, penso che sia la cosa più giusta per me e voglio dimostrare tanto sul campo. Guarda, secondo me questa squadra c'ha tutto per andare avanti e per far bene. Quello che voglio, ecco, una cosa con cui vorrei aiutare la squadra è proprio di avere più solidità mentale, più cattiveria, perché in questo punto della stagione le partite poi si vincono con la cattiveria più che sul piano tecnico. Sono partite di cuore, sono partite dure, si gioca ogni due giorni, è vero che c'è uno sforzo fisico importante, ma è sempre la testa a fare la differenza. Quindi ecco, ho trovato già un gruppo pronto mentalmente grazie allo staff tecnico, però quello, ecco, quello che vorrei fare di più per questa squadra è proprio dare una carica dal punto di vista mentale e una solidità che serve per, ecco, per far strada. Sei riuscito a vedere il derby? Sì, ho seguito il derby e devo dire che era un po' strano vedere un derby così in seconda categoria. Era a tutti gli effetti, secondo me, una partita da Serie A. Bella la cornice di pubblico, ma soprattutto una partita disputata da parte della Fortitudo al limite della perfezione, ecco, con una bella vittoria. Anche all'andata, avevo visto anche il derby, quello dell'andata, che per un episodio non è andata bene, ma comunque è una squadra che lotta, una squadra che lotta, adesso col fatto che sono arrivato io lotterà ancora di più. A livello di inserimento fisico e anche di inserimento della squadra, sì, i primi due giorni sono stati i più difficili perché dovevo imparare molti giochi, entrare nei sistemi, però devo dire che i compagni sono stati veramente ottimi, nel senso, mi hanno aiutato in ogni modo, anche lo staff tecnico mi ha dato varie playbook per studiare gli schemi, e quindi quando anche sono a casa da per me li studio per entrare il prima possibile, perché col fatto che la partita adesso è alle porte, prima mi inserisco e prima è bene per tutti, ma le difficoltà iniziali sono già alle spalle, anche perché la cosa che mi ha colpito venendo qua proprio è la serietà e l'organizzazione della società. Era tutto pronto, tutto organizzato, mi hanno contattato in tre, cioè c'è veramente un'organizzazione che mi ha colpito, ecco, alle spalle. E questo un giocatore lo sente molto. Ok, coach, due parole? No, io l'unico che volevo dire sulla sua carriera è l'aver vinto da solo una partita in A1 due settimane fa, non hanno bisogno di ulteriore spiegazione. Però c'è una cosa che mi ha raccontato Daniele in macchina che mi fa molto ben sperare. Credo al primo giorno o al secondo giorno che sono arrivo a Bologna, va a mangiare in un ristorante vicino al palazzo dove noi siamo convenzionati, e siccome era da solo, per fargli compagnia c'è andato Ligia. Allora io voglio dire questo, lui me l'ha raccontato e è una cosa che mi ha molto capito, anche perché non la sapevo. Cioè, quando in un gruppo di lavoro è l'americano
a venire a farti compagnia il primo giorno per non farti mangiare da solo, e tra l'altro non dovevi nemmeno mangiare perché dovessi già mangiato, come sì, aveva già mangiato qualcosa. Ecco, io credo che questo, non voglio fare il libero cuore perché poi alla fine dei conti contano i rimbalzi, le pare vaganti, queste robe qua, però quando un veterano che arriva, il primo compagno che si offre di farti compagnia il primo giorno è uno dei due americani, significa che siamo riusciti a creare qualcosa grazie a queste persone che sono tutte qua, non io sono marginale, ma vuol dire che siamo riusciti nel complesso, con il pubblico, con la passione, con l'organizzazione, con il lavoro, con la fatica, siamo riusciti ad organizzare qualcosa di speciale. Io mi auguro che questo qualcosa di speciale venga di essere tutti quanti noi, a partire da me, bravi a portarlo sul campo, perché che noi ci si merita la Serie 1 è fuori di dubbio, fuori di dubbio. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.